in voi stessi. Questo l'hanno detto sempre anche i vostri antichi progenitori: conosci te stesso dentro, conoscerai l'universo e Dio. Non stanno fuori, stanno dentro. Ognuno di voi è un universo, un piccolo universo. Che vi aspettate dagli altri? Ognuno vi parlerà a sua misura, in base alla sua evoluzione. Io stesso posso ingannarvi. Posso ingannarvi perché io vi parlo dalla mia evoluzione, che può non essere la vostra. La vostra può essere più alta o più bassa, non sarà sicuramente tutta la vostra. Anche con le mie parole, anche con altre parole di altri profeti, voi dovete sempre fare la verifica in voi stessi, perché il profeta parla a tutti, ma a nessuno in particolare. Ognuno poi deve ritrovare se stesso e completare o congiungersi con la parola del profeta. Se non fa questa operazione, non è altro che un automa e non va avanti e non saprà mai fino a che punto ci sarà la verità. Questa ricerca, che è fondamentale, che è quello che dicevamo prima, che porta all'evoluzione, la vostra verifica interiore, quello che voi siete dentro. Questo è inutile andare a cercare parole spirituali in un mondo che ormai rifiuta questo tipo di spiritualità, perché ne cerca altre ad altro livello, certamente a un livello migliore, vi assicuro, perché questa volta lo cerca a livello dell'interiorità, mentre prima il messaggio spirituale arrivava dall'esteriore, dal fuori. Adesso gli uomini lo cercano da dentro. È un segno di grande maturità, è un'occasione che non si può lasciar sfuggire per chi sa leggere.